I said. I can't remember half of it. I just wish that I was dead. Sure, I'll apologize, but oh, now I'm getting wise to what's all going on inside. Sometimes the bad things and the sad things just come out all wrong. I blame you for all things and stall things, and there's nothing going on. Even the best souls, they got big holes, need a filling now and then. So if it's gotta be tonight, whoa, let's learn to have a good fight. The devil's creeping in to tell me you're sinning. You're probably asleep in your room. Now I'm out on the patio of your Sunset Village floor. I wanna knock, but pride's a bouncer and he's standing guard at your door. Trust me, I know I gotta take this slow. Find new ways to help me grow. Sometimes a bad thing and the sad just come out all wrong. I blame you for all things and strong things, and there's nothing going on. Even the best souls, they got big holes, ain't filling now and then. So if it's gotta be tonight, whoa, let's learn to have a good fight. I take it for what it's worth. I never stab on purpose. Bottled up inside. I know it's not your fault, but it's all a part of the ride. Sometimes the bad things and the sad things just come out all wrong. I blame you for all things that stall things when there's nothing going on. Even the best souls, they got big holes, need a filling now and then. So if it's gotta be tonight, whoa, let's learn. Cracks in the wall, down the bedroom wall. Some things ain't never.
Bene, allora siamo di nuovo in studio qui da Radio Rete Edicole, Fabio Sebastiani, per continuare nella nostra programmazione quotidiana. Tra pochi minuti avremo lo spazio dedicato al Sinagi Provinciale. Oggi ospite dei microfoni di Radio Rete Edicole sarà il Sinagi di Palermo. Prima però volevo segnalarvi questa pagina interessante per quanto riguarda il mondo dell'editoria che abbiamo su Repubblica Affari e Finanza. A pagina 6 Giovanni Ponze, che è un esperto per tutto quello che riguarda il mondo dell'informazione, dell'editoria, le telecomunicazioni, si occupa molto della vicenda Telecom, per esempio, un ritratto di Urbano Cairo dal titolo Lo scalatore paziente dalla pubblicità al sogno del Corriere. Come sapete, come abbiamo già segnalato con un articolo della scorsa settimana tratto dal Fatto Quotidiano, Cairo è seriamente impegnato nella scalata del Corriere della Sera attraverso la formula dell'OPS, cioè dell'offerta pubblica di scambio tra azioni della sua società e quelle del DRCS, che sta attraversando un periodo non facile, soprattutto per quanto riguarda l'esposizione debitoria. E Pons ne fa un ritratto di Cairo, ricalcando anche un po' per certi aspetti quanto aveva già fatto il Fatto Quotidiano. Dice appunto Pons, cresciuto alla corte di Berlusconi, ne ha seguito le orme perfino comprando una squadra di calcio, ma se ne è via via affrancato creando la sua concessionaria di pubblicità, naturalmente poi case editrici e reti TV come La 7, ora il gioco più forte con l'OPS su via Solferino. La 7 appunto è stato un po' l'impresa che ha sdoganato Cairo, Umberto Cairo, sdoganato nel senso che quando è arrivato la situazione era piuttosto complicata e lui ha rimesso in piedi in qualche modo l'azienda, comunque ha dato una maggiore prospettiva di futuro. Scrive Pons, Cairo in un anno soltanto riesce a raggiungere il break even operativo della 7, un risultato mai visto prima, senza tagliare il personale e conservando la liquidità, come ha fatto tagliando i costi in maniera drastica dalle sedi in eccedenza a qualsiasi fornitore. Vi vedo presentare, riporta il virgolettato Pons, la ricevuta di un bonifico unico da 16 milioni che la società faceva alla fine di ogni mese per pagare i fornitori. Avete comprato un'azienda senza dirmelo? Chiesi. No, siamo abituati a fare così da anni. Bene, è una cattiva abitudine, portatemi tutte le fatture una per una. Il metodo utilizzato alla 7, scrive Pons, ora Cairo vorrebbe applicarlo alla RCS, società su cui ha lanciato un OPS cogliendo tutti di sorpresa.
ma questa volta la sfida è molto più grande. Neanche Berlusconi è mai riuscito a mettere le mani sul Corriere della Sera, e l'idea che possa riuscirci uno che fattura un terzo di via Solferino fa inorridire più di un esponente del vecchio Salotto Buono. Non è un furbastro, mantiene buone relazioni, il suo obiettivo è far bene e far soldi, è un battitore libero che finora non ha creato problemi, è il commento sapido di un concorrente che lo conosce bene. La critica più calzante, oltre al fatto che il prezzo dell'offerta sarebbe basso, è che Cairo è abituato a far tutto da solo, non ha una squadra forte in grado di poter gestire una corazzata come la RCS. Da almeno 2 anni, cioè da quando entrò nel capitale comprando i diritti inoptati a prezzi molto bassi, Cairo va ripetendo che non bisogna vendere i gioielli di famiglia solo per tamponare una gestione deficitaria che brucia cassa. Bisogna agire sul monte costi per ridurlo anche senza toccare il personale. E poi al limite si può decidere di vendere, ma da una situazione di forza. Chi ha più sofferto di più per il lancio dell'OPS, quindi dell'offerta pubblica di scambio, è Alberto Nagel, il numero uno di Mediobanca, soprattutto perché i rivali di Intesa San Paolo si sono messi a sostenere lo scalatore senza prima concordare alcunché. Il più pragmatico, nonostante l'età, si è dimostrato Giovanni Bazzoli, presidente emerito di Intesa. Prima ha cercato un imprenditore in grado di sostituirsi alla Fiat, poi, non trovandolo e temendo l'incursione di Francesco Gaetano Caltagirone, ne ha deciso che Cairo è il male minore. Ora bisognerà vedere se l'orgoglio di Nagel non riuscirà a mettere insieme uno o più soggetti per una controopa. Colui che è rimasto in mezzo al guado è Diego Della Valle, anche lui sorpreso della tempestività di Cairo nello sfruttare la fragilità dell'azionariato. Il vantaggio di prezzo, una controopa su quello